partirei per l'esultanza di un colloquio, non lo è estremamente significativa. Spiegami più cosa, perché questa esultanza? Diciamo che Matteo è un ragazzo, come si può dire, importante, diciamo, perché gioca che non gioca, ha sempre un atteggiamento positivo, una parola sempre positiva per il compagno, grande professionalità, e questo ti fa stare bene, soprattutto perché il capitano ti dà fiducia anche nel momento in cui magari stai vivendo un periodo non facile, diciamo. Quindi prima della partita io l'ho detto, Matteo, guarda che oggi vengo in panchina, e poi è accaduto. E c'è anche un po' in quell'esultanza una piccola risposta a tutto quello che è successo in settimana? Penso che frizioni sono tutti gli spogliatoi d'Italia. È normale che tu, quando vivi una situazione di questo tipo a livello di risultati, diventano, si ampliano un po', in tutti gli spogliatoi ci sono, però questo non va a incidere sul nostro rendimento, perché siamo tutti qua per lo stesso obiettivo e siamo tutti allo stesso modo importanti. Sembra tu abbia conquistato, insomma, adesso la maglia titolare, adesso il mister punta su di te, è già titolare, insomma, hai conquistato, diciamo così, la linea titolare, e adesso si tratterà di svolutare in positivo un'annata che in questo momento non proprio ottima, ma c'è anche un po' parecchio la nostra destra, no? Ma sì, è difficile sempre riconfermarsi, il giocatore. C'è subito la partita dopo, quindi ci sono queste 7 partite da giocare davvero al massimo. Chi gioca prima, chi gioca dopo, questo non deve intaccare sull'atteggiamento positivo che ci deve essere all'interno del rettangolo di gioco, perché abbiamo bisogno di tutti e siamo tutti importanti. Sono Santa Italia, che è una delle migliori difese del campionato, che ma noi abbiamo visto che non dobbiamo guardare gli altri, perché non possiamo fare calcoli su altre squadre, su altri giocatori, noi dobbiamo solo pensare a lavorare in settimana come stiamo facendo, e poi la partita è il risultato dello specchio della settimana, noi dobbiamo lavorare e non pensare agli altri. Senti, tra l'altro nelle due prestazioni, in particolar modo nell'ultima, io ho visto l'altro, nell'ultima sei riuscito meglio, una gran voglia, anche recuperi intensivi, insomma, ti stai in qualche modo immedesimando nel ruolo anche di guida dal punto di vista della personalità di questo gruppo, no? Insomma, quindi, a me sembra che, insomma, ci stai mettendo molto. Ma diciamo che non è un alibi, però è anche sto meglio fisicamente, perché dopo un infortunio lungo di 3 mesi, le squalifiche, un po' di continuità che mancava, fai fatica a entrare in forma, soprattutto per come sono fisicamente io. Domenica stavo bene, io faccio sempre il massimo per la squadra, cerco almeno di, a livello di impegno, di mettercela tutta. Poi il gol, per un attaccante è vero che vive di quello, però in questo momento passa in secondo piano, perché prima c'è aiutare il più possibile la squadra. Poi se arriva il gol sono più felice di tutti. Che manca la squadra? L'opportunità che si è diventa per uscire dal tempo? Manca la prestazione di domenica, adesso non siamo felici perché ci hanno raggiunto all'ultimo secondo, quindi siamo giustamente arrabbiati, però se noi facciamo delle prestazioni come quelle di domenica a Castellammare, per intensità, per voglia, per umiltà
sacrificio ce la giochiamo con tutti, sembra una frase fatta, però è la verità. Se noi siamo quelli è difficile giocare contro di noi. Appena abbassiamo la guardia facciamo fatica. Possiamo dire che questo è normale, finalmente. Questo l'abbiamo già detto dopo qualche partita positiva. Io spero di sì, domenica. Sì, perché questa normale onestamente a me mi è sembrato di vedere un po' così diverso. Sì, no, forse è la miglior partita di tutta la squadra da inizio anno, se non sbaglio. Pur essendo andati sotto dopo un minuto, qualcuno si aspettava un tracollo proprio perché in un momento così comunque la forza mentale viene un po' a mancare quando subisci un'azione negativa. Però noi abbiamo avuto una grande reazione, si vede che feriti nell'orgoglio, più feriti di così nell'orgoglio non possiamo essere, quindi c'è bisogno di tirar fuori qualcosa in più tutti. E... No, anche perché io ho visto una squadra veramente tutto quanto orientata, che voleva lottare, non avete avuto loro niente, anche nel momento in cui si è messo in rissa, quindi si è assolutamente tirato indietro. Io questo non l'avevo mai visto questa notte. Quindi appunto, spero insomma, che questo sia un nuovo inizio. Sì, no, anche perché loro hanno detto che hanno sbagliato a cadere nei nostri tranelli di risse o cose, però secondo me è stato il contrario, perché quando hanno visto che se l'ha messa male l'hanno buttata un po' nella baraonda e noi siamo stati lì pronti a ribattere, perché giustamente non ci facciamo mettere i piedi in testa a nessuno. Poi finalmente, meglio tardi che mai, diciamo. Questo mi manca tanto e spero che arrivi il prima possibile, perché ne ho bisogno. Grazie, ciao. Domenica.